una giornata particolare, una giornata nuova. Oggi siamo in Helvetia Assicurazioni qui a Milano. Abbiamo portato il master in pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, ospiti proprio di Helvetia Assicurazioni. Perché è una giornata diversa? Perché stiamo per realizzare un servizio con gli studenti masteristi all'interno della compagnia d'assicurazione per conoscere un po' meglio questo mondo, la sua attività e a chi si rivolge. Quindi principalmente le attività che svolgo sono di comunicazione, di organizzazione degli eventi. Le materie del master, il laboratorio televisivo, e oltre agli eventi collettivi come già fatti negli scorsi anni, a partire da questa visita all'Helvetia abbiamo modificato totalmente l'impianto, nel senso che gli studenti vengono portati direttamente in loco per realizzare dei servizi che saranno poi montati dai docenti e guidati dai docenti del master, cioè da Laura Toccafondi e da Marco Vigiani. Crediamo che con questa dimensione che intendiamo sviluppare soprattutto negli anni successivi e soprattutto anche con la collaborazione di ECV, come si vedrà già quest'anno, riusciamo finalmente a rendere operativo e decisamente soddisfacente anche questo laboratorio, che si era per ora limitato ad attività svolte da taluni studenti, mentre invece adesso verranno coinvolti tutti. Master in pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione d'eventi ed Helvetia Assicurazioni sono un connubio. Perché non ci può essere eventi, perché non ci può essere attività che in fondo non abbia la necessità di una copertura assicurativa e di una tutela? E allora è con gli assicuratori che noi oggi vogliamo passare la giornata, accolti da un servizio marketing e da una ottima ospitalità di Helvetia. I nostri masteristi svolgeranno una serie di interviste all'amministratore delegato, il dottor Francesco La Gioia, e al direttore commerciale, il dottor Sandro Scappellato. Dottor La Gioia, può dirci che è Helvetia? Dunque, Helvetia è un operatore del mondo assicurativo, un operatore europeo di medie dimensioni, dovremmo dire, nella panoramica assicurativa europea, una realtà, come si dice, multi-base, cioè opera in più mercati. Esattamente opera in Svizzera, che è il mercato domestico, poi opera in Italia, che è il secondo mercato per dimensioni di Helvetia in Europa, poi è presente in Germania, in Spagna, in Austria e in Francia. Una caratteristica importante di Helvetia è che, a differenza di altre istituzioni finanziarie che curiosano un po' in tanti ambiti del mondo finanziario, appunto, Helvetia è un assicuratore e riassicuratore puro. Quali sono le aziende che fanno parte del gruppo Helvetia in Italia e in che settore operano? Allora, noi abbiamo tre compagnie di assicurazione da anni. La prima è Helvetia Rappresentanza, quindi diciamo l'emanazione diretta dalla capogruppo. La seconda è Padana Assicurazioni, un'altra compagnia da anni specializzata nel mondo degli affari realizzati sui siti di lavoro, quindi dove noi abbiamo presenza per garantire le esigenze assicurative personali dei dipendenti di queste aziende, una realtà che è stata recentemente acquistata dal mondo Eni, quindi diciamo uno spin-off assicurativo del mondo Eni, e abbiamo molto recentemente acquisito il 51% di Chiara Assicurazioni, che è una compagnia di banca assicurazioni da anni che opera per il tramite di un network di circa 1300 sportelli bancari. Quindi questa è la costellazione del mondo da anni. Abbiamo poi due compagnie assicurative vita, Chiara Vita, la gemella vita di Chiara Assicurazioni, quindi una compagnia di banca assicurazioni vita che opera attraverso gli sportelli di Banco Desio, e Helvetia Vita, che invece è il nostro marchio dedicato alla distribuzione attraverso il canale agenti.
Parliamo un po' del posizionamento di Helvetia. Sì, direi che la caratteristica fondamentale riguarda il posizionamento rispetto ai segmenti di mercato in cui noi vogliamo essere attivi. Helvetia ha fatto una scelta importante, sceglie sostanzialmente sia per il mondo danni che per il mondo vita gli stessi segmenti, che sono il mondo degli individui e delle famiglie, il mondo delle attività, quindi artigiani e professionisti, e il mondo delle piccole imprese. C'è un'altra caratteristica di posizionamento che secondo me è importante sottolineare: Helvetia sceglie di essere un'azienda multicanale, quindi che distribuisce attraverso più canali di assicurazione, gli agenti, le banche, come abbiamo già detto, ma anche il worksite marketing che abbiamo citato, il mondo dei broker e dell'attività diretta. E questa è una caratteristica non comunissima. Si parla tanto della crisi del sistema previdenziale qua in Italia. Quali sono gli elementi che porta avanti Helvetia dal punto di vista proprio delle assicurazioni e dei fondi pensioni più che altro? Ma questo è un tema che ci interessa molto, su cui noi abbiamo cercato di essere più attivi possibile. Il sistema pubblico è in crisi da tanto tempo e si prepara purtroppo a percorrere a passi veloci un momento di crisi anche più significativa. Noi ci siamo molto interessati del tema della consapevolezza. La previdenza integrativa ha bisogno che il pubblico che sarà interessato, quindi diciamo il pubblico della popolazione attiva, non vicinissima all'età della pensione, dovrà confrontarsi con questo tema. Ora, da una recente indagine che noi abbiamo commissionato e di cui abbiamo da poco visto i risultati, scopriamo che non moltissime persone hanno consapevolezza di come funzionerà il sistema pensionistico pubblico tra pochi anni e di che cosa si dovrebbe fare per procurare un'integrazione decente del reddito da pensione. Abbiamo i fondi pensione, naturalmente un'offerta di previdenza complementare piuttosto efficace, sono prodotti che sono basati sulla snellezza, cioè offrono all'assicurato la possibilità di contribuire a queste forme previdenziali in modo graduale, o meglio in modo graduabile, cioè a seconda delle disponibilità di spesa che possono esserci in un certo momento e non esserci o esserci in misura ridotta in un momento successivo, quindi con una formula che consente a tutti di allocare il risparmio disponibile a questo tipo di... Come funziona l'informativa? È diretta o cioè, contattate direttamente i vostri clienti? Ma noi abbiamo tutta una serie di iniziative. La prima che cito, perché mi sembra più originale, noi abbiamo istituito la formula dei cosiddetti salotti previdenziali, con una modalità che non è assolutamente standard o fissa dal punto di vista del protocollo. Noi indichiamo delle riunioni che possono essere riunioni presso questa sede o riunioni presso sedi delle nostre agenzie o anche in altre situazioni, dove un nostro esperto previdenziale incontra il pubblico per spiegare le caratteristiche fondamentali del sistema di funzionamento della previdenza pubblica attuale e prospettico e anche dell'offerta Helvetia dal punto di vista della previdenza. Poi naturalmente abbiamo formule di comunicazione che sono un po' più istituzionali, quindi diciamo la classica pubblicità e il marketing promo, un po' la combinazione di questi strumenti, direi. Ecco. Ho notato arrivando l'edificio nuovo, progetto del 2003, se non sbaglio, di Salvatore del Monaco, che diceva di aver pensato alla struttura come se fosse una vera e propria cittadina dove poter entrare e lì rimanere senza l'esigenza di poter uscire fuori per andare al ristorante e far quant'altro. Ecco, volevo sapere se per caso rispecchiava un po' la filosofia di Helvetia, la stessa struttura edilizia. Bah, direi senz'altro sì, anche perché questo tipo di layout si trova oggi abbastanza ricorrentemente in tutti i palazzi e gli edifici business che Helvetia ha ristrutturato o acquistato o costruito in Europa negli ultimi anni. E direi che i concetti che si vogliono sottolineare, direi che si derivano osservando semplicemente la natura del layout, no? C'è questo concetto di apertura, che è apertura e comunicazione non solo all'interno dell'organizzazione, ma dell'organizzazione col contesto, quindi ampio uso di strutture trasparenti, non soltanto rivolte verso l'esterno, ma come vede anche cristalli all'interno della compagnia, per facilitare la comunicazione, che non necessariamente deve essere una comunicazione verbale, ma una comunicazione di fatto, no? Nel momento in cui si può osservare che cosa fanno i colleghi. Ampie zone
destinati alla socialità. Abbiamo una mensa qui che chiamiamo, e direi non pomposamente, il ristorante, perché è uno spazio molto luminoso, molto bello, affacciato sul nostro giardino, una facility che è molto apprezzata dai nostri dipendenti. Abbiamo un bar, abbiamo avuto anche per un certo tempo un'esperienza di un asilo nido destinato ai colleghi di Helvetia, un'iniziativa che poi abbiamo dovuto ritirare perché la crisi delle nascite ci ha fatto considerare praticamente impossibile mandare avanti una struttura di questo tipo. C'è anche, come dicevo, questo desiderio di mostrarsi aperti verso l'esterno. Avrete notato all'ingresso l'azienda non ha particolari sistemi anti-intrusione, non ci sono tornelli, l'accesso è abbastanza facile, gli spazi sono facilmente praticabili e fruibili. Appartiene a questa logica che, devo dire, da un punto di vista delle organizzazioni italiane non è diffusissimo, però nel Mitteleuropa è una formula ritenuta molto importante per il dialogo tra l'organizzazione e il contesto, che vuol dire anche disponibilità a partecipare alla vita sociale e alla vita economica del paese. Abbiamo letto recentemente dell'upgrade di Helvetia, può dirci qualcosa in più? Sì, devo dire, è un risultato di cui noi siamo molto orgogliosi, il gruppo è molto orgoglioso. La società di rating Standard & Poor's ha elevato il rating di Helvetia da A- a A. A è un rating che oggi poche istituzioni finanziarie possono vantare, ma soprattutto ci ha fatto piacere leggere le motivazioni con le quali Standard & Poor's ha elevato il rating. E si parla della grande solidità finanziaria del gruppo, del posizionamento competitivo nei confronti degli altri concorrenti, della distribuzione geografica dei rischi, insomma la fotografia di un'organizzazione ben bilanciata, solida e stabile. E credo che questo, oltre a far piacere ad Helvetia e alle persone che lavorano per Helvetia, debba fare molto piacere anche ai clienti di Helvetia, che possono quindi avere la certezza di aver riposto le loro aspettative di sicurezza nelle mani di un soggetto molto stabile. Buongiorno dottor Scafellato, grazie per averci accolto oggi qui ad Helvetia. Mi chiedevo, da un punto di vista distributivo, che tipo di approccio utilizza Helvetia? Ma Helvetia è una compagnia che storicamente ha sempre operato nel settore del plurimandatari e multicanale, quindi noi abbiamo una rete distributiva variegata, abbiamo sicuramente gli agenti, abbiamo le banche, abbiamo i broker e abbiamo una particolarità nel mercato italiano che è il worksite marketing, che significa operare all'interno delle aziende per favorire al meglio i dipendenti nel soddisfacimento dei propri bisogni assicurativi. Per quanto riguarda gli agenti, come dicevo all'inizio, sono degli agenti plurimandatari. Da quando Helvetia è arrivata in Italia nel dopoguerra, ha deciso di lavorare con agenti che non devono lavorare obbligatoriamente con noi, ma che devono sceglierci tutti i giorni. Quindi questo significa dare ai nostri agenti un grandissimo livello di servizio, perché questo livello di servizio ci permette di avere tutti i giorni i nostri agenti che, potendo lavorare con gli altri, scelgono invece di proporre i prodotti e i servizi di Helvetia. Questa è una cosa che ci ha sempre premiato, come credo saprete, avrete sentito, lo scorso anno, per il secondo anno consecutivo, abbiamo avuto il premio come azienda che ha i clienti al massimo livello di soddisfazione per quanto riguarda l'RC Auto. Quindi noi siamo contenti di questo, e questa scelta di operare con plurimandatari è una scelta che ribadiamo e che portiamo avanti sempre in modo molto convinto. Dopo una vita quasi uguale, finalmente il signor Rossi e il signor Bianchi si incontrano alle 16.47 del 23 giugno 2055. Uno ritorna da un viaggio in Marocco, l'altro va a fare un po' di spesa. Nessuna vita è identica ad un'altra.
E se due vite non sono esattamente parallele, prima o poi sono destinate ad incontrarsi. Ma il destino di una persona dipende anche dalle scelte che questa fa. Qualsiasi scelta tu faccia, Helvetia è sempre al tuo fianco. Quali sono i prodotti che Helvetia offre al mercato? Helvetia opera a 360 gradi nel mercato della protezione in Italia, quindi noi abbiamo dei prodotti e dei servizi che coprono tutti i bisogni assicurativi che i nostri clienti possono avere, i bisogni sia nell'ambito della protezione del patrimonio che della protezione dell'integrità psicofisica delle persone, mentre passando al ramo vita operiamo sia nell'ambito dei risparmi, degli investimenti, ma soprattutto della previdenza. Quello della previdenza è per noi un campo importantissimo perché è lì che si vede ancora di più il ruolo sociale che le compagnie assicurative svolgono. Noi crediamo molto anche sui giovani. Noi abbiamo realizzato un buon numero di salotti previdenziali all'interno delle scuole, sia scuole secondarie superiori che università, perché riteniamo che è già con i giovani che bisogna andare a parlare di previdenza e con loro che bisogna far crescere la consapevolezza di quello che significa avere una previdenza complementare. Un'iniziativa davvero interessante. E che strumenti comunicativi sono stati adoperati a supporto di questi salotti previdenziali? È partita come un'iniziativa che si proponeva solo questo scopo di alfabetizzazione previdenziale, diciamo, quindi basato molto sul dialogo, sulla spiegazione, sull'interazione con le persone. Abbiamo arricchito questo processo con altri strumenti che sono da strumenti di comunicazione generici, ad esempio dei Deplian, dei volantini, qualcosa che possa attirare l'attenzione delle persone, ma siamo arrivati a uno strumento che secondo me è fondamentale, che è un video che in maniera molto semplice, in modo anche molto gradevole, con un'animazione fatta da un disegnatore, che racconta la storia di due persone che hanno la stessa esperienza, la stessa età, la stessa carriera e la stessa evoluzione nella vita. Uno molto previdente, come dice la parola stessa, pensa al suo futuro, l'altro invece diciamo che pensa a spendere i propri risparmi in beni molto più voluttuari. Secondo noi questo video riesce a cogliere i vari momenti del ciclo di vita di un cliente e quindi permette alle persone che devono interagire con dei clienti che non hanno consapevolezza di cogliere quelli che sono i momenti della vita del cliente dove si può far emergere effettivamente il bisogno di previdenza, questa consapevolezza che è quello che manca oggi alle persone. Ringraziamo il dottor Scapellato. Per quanto riguarda quanto verrà svolto nell'undicesima edizione del Master, sulla quale stiamo già lavorando, contiamo di sviluppare fortemente queste attività teorico-pratiche, dando maggiore risalto ad alcune materie tipo appunto laboratorio di scrittura e
tipo alcuni progetti di marketing che verranno sviluppati assai più compiutamente e su più moduli. Crediamo anche che ad esempio il laboratorio di scrittura l'anno prossimo verrà proprio svolto anche in funzione di una revisione di siti web di varie compagnie, tra cui anche l'Elvezia, e non è casuale che abbiamo iniziato questa attività con l'Elvezia, visto che oramai non dalla prima edizione, ma sono 7-8 edizioni con la quale collaboriamo. Giornata eccezionale per il Master in Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazioni d'Eventi. Oggi a Milano, nella sede nella Direzione Generale per l'Italia di Elvezia, ringraziamo il direttore Scappellato che oggi ci ha accolti qui presso i suoi uffici e che abbiamo avuto l'onore di far intervistare dai nostri masteristi. Che impressione hai di questi giovani? Ma io ho un'impressione molto positiva, ho visto dei ragazzi motivati, giovani, ma con secondo me una grande voglia e una grande passione nel fare quello che fanno. Quella della passione è secondo me fondamentale, perché nel momento in cui questi ragazzi entreranno nel mondo del lavoro dovranno avere tanta passione, tanta voglia e tanta dedizione, che è quello che ho visto oggi nei volti degli stagisti. Quindi veramente complimenti. Beh, io ti ringrazio per questo e per come il brand anche di Elvezia all'interno del Master, voglio dire, è diventato una parte fondamentale all'interno delle lezioni e della tecnica assicurativa che noi e che personalmente io svolgo all'interno delle lezioni, perché ogni evento ha necessità di una propria copertura assicurativa. Ancora grazie per l'ospitalità. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti.